Buongiorno a tutti ragazzi, oggi è il 29 e stiamo andando, cioè sto andando, in effetti Nina è già andata, mia moglie è già andata, sto andando al compleanno di 60 anni se non sbaglio, o 70, di un amico di mia suocera, quindi avete l'occasione di vedere una mandria di tedeschi che mangiano e bevono, che è sempre un bel vedere. Mia moglie si è già avviata verso le 10, io ho post prodotto un po' di video perché ero rimasto un pochino indietro visto che qua gli impegni sono sempre un sacco e non c'è mai tempo per fare tutto quello che dovrei fare, quindi stamattina mi sono svegliato presto, abbastanza presto, e in 3 orette ho montato 2 vlog che vedrete a brevissimo. Spero domani di poterli caricare su YouTube, visto che ancora non ho la connessione a internet. Ho una scheda, però con credo 1 giga o 2, quindi poca roba. Ma comunque, state sintonizzati. Ci vediamo dalla mandria di tedeschi. Fate attenzione! Ciao! Siamo arrivati, almeno credo, sono arrivato. Spero di trovare il posto. Qua è una specie di club del giardinaggio. Praticamente è una collina, speriamo che lo trovo. Eccolo là, sì. È una collina dove ci sono tutti i giardini. Qua ogni famiglia ha un pezzettino di giardino, viene, c'è una casettina e c'è qui una specie di zona comune dove fanno pranzi, cene, feste e poi organizzano viaggi, molto bello. C'è un po' di brina perché oggi fa freddo, ragazzi. Sono le 1 e ci sono 5 gradi. Siamo in servizio in cucina oggi. Prima sono tutti i bambini. In chiaro, sì. Con le creme. Ok, ragazzi, missione compiuta. Il pranzo è andato alla grande. Willy festeggiava 70 anni e quindi gli hanno fatto un bel pranzo, mangiato benissimo, davvero buono. Adesso sto facendo una passeggiata per il giardino perché questo posto è troppo bello. Queste cose in Italia ce le sogniamo un po', guardate qua che bellezza. Tutto questo posto è, tra virgolette, oh wow che ciuffo, è praticamente pubblico, cioè ogni persona, ogni famiglia ha un pezzettino di giardino qua, ma questa è solamente la parte che è intorno alla struttura, diciamo, comune dove abbiamo mangiato. Ma poi sulla collina, tutto intorno alla collina, ci sono tutti dei giardini, dei piccoli pezzi di terra, 400-500 metri quadri, che vengono assegnati e le persone le possono utilizzare d'estate, d'inverno, coltivare, farci il giardino. C'è, vedete, delle piccole casettine in legno così, dove si può mangiare d'estate, fare picnic, c'è il pozzo, insomma, davvero una chicca.
La quantità di dolce è impressionante. Hai lavorato? Lavorato? Sì. Palato, shopping. Mi fa la piega. Allora, aggiornamento sulla giornata. La festa è finita. Abbiamo fatto mangiare, bere tutti, lavato tutti i piatti, siamo stati bene. E ci ritocca il 4. 4, replichiamo, il compleanno di mamma sua, suocera mia. Adesso siamo di nuovo a Winnendam in versione serale. E per fare un altro po' di shopping, tanto per cambiare. Andiamo a vedere uno zaino che ho visto ieri che mi è piaciuto, per ficcarci tutti i miei gadgets. Vediamo se vi piace. Ancora shopping. Ancora shopping. Pantaloni, zaino, magliette. E una donna che si cambia. Mia moglie. Ok ragazzi, non si vede benissimo, ma vogliamo parlare di questa Mercedes? Figa, eh? L'ha fatta la mano. Guardate qua. Forte, eh? Ciao ragazzi, lo so che faccio paura, lo so che la luce fa schifo. Aspettate. Peggio? Meglio? Peggio. Ok, meglio. Peggio. Non importa. Volevo solo dirvi che oggi è stata davvero una bella giornata, abbiamo fatto un sacco di cose e mi piace quando le giornate sono produttive. Stamattina video, oggi pranzo, fino verso le 4:30, dal mezzogiorno alle 4:30 abbiamo fatto una festa, abbiamo servito e lavato anche i piatti alla festa di compleanno del nostro amico Willy, che compiva 70 anni, una lega con brincola di giovani, diversamente giovani direi, tedeschi. E poi siamo andati a Winnenden e ci siamo dati la pazza gioia. Abbiamo fatto un po' di shopping, un bel po' di shopping. Forse troppo. Ma non importa. È stato davvero una bella giornata. E domani, una sorpresa. Domani porto mia moglie a cena fuori, anzi a pranzo fuori. Un pranzo romantico, solo io e lei. Sarà l'unica occasione che abbiamo per stare un po' da soli, perché da quando siamo qua il planning è abbastanza serrato, diciamo. Ecco, non abbiamo avuto neanche mezza giornata libera per noi e domani sarà la nostra mezza giornata libera. Nel frattempo vi saluto, ci vediamo domani mattina. Ricordatevi di sorridere più che potete, perché la vita è un dono.